Benvenuti nella mia recensione del Noco GBX155. Partiamo subito dal test sul campo. In questa parte ho scollegato la batteria della Panda 1200 benzina per simulare una batteria completamente scarica. Ricordatevi sempre di collegare prima il polo positivo e poi il negativo. Una volta acceso il Noco, questo ovviamente non rileva alcuna tensione dalla batteria. Come potete vedere, i 4 LED che segnalano lo stato di carica restano fermi. Attivo la modalità Override, bypassando tutti i sistemi di sicurezza. In questa fase il LED bianco inizierà a lampeggiare ed il Noco fornirà una tensione di 16,2 V. A questo punto, ricordatevi di spegnere tutti i sistemi ausiliari dell'auto non necessari, ed avviate il motore. Come potete vedere, il multimetro ha misurato una corrente di spunto di 130 A. In questa fase, senza batteria, c'è solo il Noco a fornire la corrente necessaria per mantenere acceso il motore, per cui, non appena lo disattivo, si spenge tutto. Ricordate, ho scollegato i cavi. Questa è una simulazione estrema, nel caso reale la batteria, anche se morta, è sempre collegata e sarà l'alternatore ad alimentare tutto. Una volta acceso il motore, basterà scollegare i morsetti partendo dal polo negativo, in nero. In questa simulazione ho preso sempre una batteria piombo acido leggermente scarica, ho collegato il Noco come jump starter e l'ho acceso. Avendo rilevato una tensione, i 4 LED iniziano a lampeggiare, ovvero il dispositivo sta fornendo una carica di supporto alla batteria. Questa fase dura 60 secondi, dopodiché il Noco si ferma. Nella fase che avete appena visto, nella situazione reale, dovrete accendere il motore della macchina in panne. Se non si avvia al primo colpo, riprovate. Ma ricordate di non superare le 5 accensioni consecutive. Il dispositivo è dotato anche di una torcia dalla buona luminosità, circa 500 lumen. La torcia è dimmerabile, ha la funzione SOS e la funzione strobo, per rendersi visibili al buio. Dai miei test ho notato che anche da spento, dai morsetti si misura una piccola tensione di 0,4 V. Mentre da acceso ne rilevo 0,7 V, è perfettamente normale e non pericoloso, in quanto, questa tensione deriva dal circuito integrato con ingresso di tipo digitale che misura la tensione ai capi dei morsetti per rilevare la tensione dalle batterie piombo acido.